Milano. Dottor Pezzulli, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora, un Regno Unito sotto shock in questo momento, però partiamo dalla BCE che ha modificato la ELA, cioè la Emergency Liquidity Assistance, dovrà rispondere dei fondi di emergenza alla banca centrale dei singoli stati, quindi la banca centrale nazionale. Che cosa significa questo? La BCE si sta muovendo contro gli shock di mercato, Pezzulli? Esatto, la Banca Centrale Europea si sta preparando per gestire eventuali crisi sistemiche e black swans. La Liquidity Emergency Line è chiaramente la linea di credito che viene concessa dalla Banca Centrale ai paesi in difficoltà temporanea. Fino ad ora rimaneva un punto interrogativo sulla sorte del ripagamento qualora le misure richieste dalla Commissione UE ad uno Stato membro fallissero durante i negoziati. Con questa mossa la Banca Centrale Europea vuole assicurare che il ripagamento di eventuali accesso a linee di credito di emergenza sarà in capo alla banca nazionale del paese richiedente e quindi circoscrive il rischio. Quindi la Banca Centrale Europea si sta muovendo in anticipo della fine del QE annunciata da Draghi. E allora nel dibattito del post-Brexit si è inserito anche il multimiliardario, uno dei 30 uomini più ricchi al mondo, George Soros, che ha detto l'UK rimanga nel mercato comune, deve rimanere nel mercato comune almeno finché non ci sarà una vera conclusione dei trattati per la Brexit. Che cosa significa questo, dottor Pezzulli? Soros ha consigliato come portavoce dell'industria finanziaria americana agli europei di tenere Londra nel mercato comune fino a quando un nuovo accordo bilaterale tra l'Unione Europea e il Regno Unito non sarà concluso, quindi ben oltre i 2 anni del negoziato Brexit. L'altra notizia importante è che la City di Londra oggi incontra la Commissione UE a Bruxelles. La City di Londra gode di autonomia amministrativa e politica da 900 anni all'interno del Regno Unito e presenterà una propria proposta di soluzione al conundrum Brexit basata sul concetto che è possibile elaborare un sistema di vigilanza condiviso tra la BCE e la Banca d'Inghilterra sui mercati chiave sistemici e assoggettare ad una giurisdizione mista della Corte di Giustizia Europea e delle Corti inglesi ogni disputa legale afferente a questioni finanziarie e monetarie. Quindi anche la City si muove ed è una cosa senza precedenti nella storia recente britannica. Ecco, allora, il 13 luglio ci sarà il summit Merkel-Macron per la riforma dell'Eurozona. Il primo scoglio che sarà toccato sarà proprio la designazione per il ministro delle finanze unico per l'Europa. Pezzulli, io le chiedo quali saranno gli sviluppi principali di questo summit europeo. Si parlerà anche di meccanismo europeo di stabilità e poi di piano Juncker, un po' il piano Marshall per l'Europa in un certo senso. Sì, sono 3 i temi sull'agenda del vertice franco-tedesco. Macron evidentemente spinge per una maggiore e più veloce integrazione europea. Il meccanismo europeo di stabilità vorrebbe essere trasformato in un vero e proprio fondo monetario europeo che possa intervenire. Di nuovo lo spettro è quello di eventuali shock interni e crisi sistemiche. Il secondo tema è quello di trasformare il piano Juncker in una sorta di programma per l'investimento infrastrutturale e strutturale all'interno dell'Unione Europea per correggere dei disequilibri che evidentemente ancora esistono. Il terzo è quello dell'Unione del Bilancio e la nomina di un ministro delle finanze europee. Su questo Macron è molto più avanti rispetto alla sua interlocutrice, la cancelliera Angela Merkel, ma io credo che questo sarà il prossimo tema sull'agenda e il prossimo passo nello sviluppo dell'integrazione del mercato comune. E allora, dottor Pezzulli, è stato abolito l'obbligo di cravatta a Westminster per i deputati, qualcosa che può simboleggiare quando gli standard statutari diminuiscono, in un certo senso anche la dignità del ruolo diminuisce. Lo ricordiamo, quest'anno per la prima volta la regina ha affrontato il suo Queen's Speech senza indossare la corona, un qualcosa che non era mai successo in epoca moderna e in Parlamento. Che cosa significa questa abolizione? Ecco, io credo che, come lei giustamente ha detto,
il paese è sotto shock. Ci sono delle cose veramente senza precedenti che stanno succedendo nel regno. La regina ha letto il Queen's Speech senza indossare la corona e le insegne regali, anzi con un cappellino blu e giallo, come ha detto, ricorda la bandiera dell'Unione Europea, e adesso lo speaker della Camera, John Bercow, ha abolito l'obbligo di cravatta per i deputati. In un paese in cui la tradizione monarchica e la pompa sono parte dell'identità nazionale, questi sono veramente grandi cambiamenti che segnalano che qualcosa sta cambiando nel regno, forse ha perso l'innocenza. Ecco, allora io ringrazio il nostro ospite Beppe Pezzulli, avvocato, presidente di Select Milano, per essere stato con noi. Grazie, dottor Pezzulli. Grazie a voi.